E per chiudere la pagina dedicata al 25 novembre, lo psicologo e criminologo Andrea Giostra, ai nostri microfoni, approfondisce il tema della violenza assistita, considerata reato dall'articolo 572 del codice penale. Sentiamo. Definiamo che cos'è la violenza assistita. Io riprendo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che recita così: violenza indiretta nella quale la vittima è, suo malgrado, spettatrice di isolati o ripetuti maltrattamenti perpetrati nei confronti di una persona cara o di un animale d'affezione. La violenza assistita ha luogo principalmente nell'ambiente interfamiliare e coinvolge soggetti di età minorile. Quindi sostanzialmente cosa significa? Significa che è un bambino. Perché ci sia violenza assistita, appunto, assista ad atti di violenza di vario tipo, quindi psicologica, fisica, morale, eccetera, eccetera. Per esempio, l'esempio classico è quello della madre, nei confronti della madre. Oppure, e questo è un altro delle caratteristiche della violenza assistita, che qualcuno dica al minore che la mamma ha subito violenza dal padre, facciamo l'esempio, classico di due genitori in cui il papà è quello che esercita violenza nei confronti della moglie. Quindi c'è una terza persona che dice al bambino che il papà esercita violenza contro la madre, quindi anche questa è una forma di violenza assistita. Oppure, terza variante della violenza assistita è quella nella quale il minore, pur non assistendo direttamente ad atti di violenza, pur non essendoci nessuno che gli dice guarda che il papà è violento contro la mamma, percepisce dal comportamento, dall'atteggiamento, dall'umore della madre che effettivamente c'è stata una violenza all'interno della famiglia perpetrata dal padre. Queste sono le tre forme di tipologia, in maniera molto sintetica, che si inquadrano all'interno di quello che viene definito appunto violenza assistita.